Le soluzioni è frutto di un lavoro congiunto e di questo devo dire ringrazio il collega Zoffoli, Presidente della Commissione Sanità. Da me non sentite spesso questo tipo di ringraziamento, però con alcune persone evidentemente si può lavorare e devo dire che il collega ha tenuto un atteggiamento di leale collaborazione in questo senso e quindi lo ringrazio anche in qualche modo per avere facilitato, diciamo così, il dialogo con la struttura deputata appunto alla trattazione di problematiche di questo tipo. E parliamo quindi dell'MCS. MCS che è una malattia che purtroppo in pochi conoscono e di cui si parla ancora evidentemente troppo poco. Sensibilità chimica multipla che è causata da intossicazioni croniche da sostanze chimiche presenti nell'ambiente che l'organismo umano ad un certo punto non è più in grado di metabolizzare e quindi dette sostanze si depositano nell'organismo fino a quando anche il semplice respirare prodotti di uso comune, parliamo di detersivi, di profumi, di disinfettanti, di pesticidi, di vernici, di scarichi delle auto, di prodotti plastici, quindi appunto respirare sostanze comunemente usate, diventa impossibile e deleterio per la persona affetta da MCS, che è costretta a dover controllare inci ed etichette di qualunque cosa. È una patologia neurotossica che coinvolge il sistema nervoso centrale, che compromette il sistema immunitario e senza un adeguato sostegno terapeutico la patologia può produrre effetti irreversibili molto gravi fino a sviluppare malattie autoimmuni o addirittura tumori. E l'aggravamento della sensibilizzazione induce la persona a vivere in un ambiente necessariamente bonificato da ogni minima sostanza chimica con conseguente isolamento sociale, che significa anche non poter frequentare luoghi affollati e dover vivere imprigionati in casa, che significa banalmente non poter respirare l'aria di questo mondo senza rischiare di compromettere la propria salute anche in modo grave. Significa non poter accedere alle cure o alla prevenzione, per esempio ai pap test o alla mammografia. E chi soffre di questa patologia non può, in caso di necessità, rivolgersi agli ospedali perché gli ambienti sanitari, a causa delle sostanze chimiche presenti, rischiano di peggiorarne le condizioni. Ed è qui che siamo intervenuti. Io lo dico senza vergogna, non conoscevo questa malattia. Ne sono venuta a conoscenza grazie a una persona che mi ha contattato personalmente e mi ha raccontato la sua incredibile storia e diciamo che da qui ho cominciato ad interessarmi appunto di questa problematica e a cercare di dare risposte ai malati affetti da MCS. Inizialmente il percorso intrapreso era quello di in qualche modo convincere la regione a riconoscere la malattia in quanto rara e qui bisognerebbe aprire una parentesi perché nel 2005 fu riconosciuta dal Ministero come malattia rara, poi 3 anni dopo il Consiglio Superiore di Sanità fece un passo indietro rispetto a questa decisione e come regione anche noi che recepimmo questa decisione facciamo anche noi dei passi indietro rispetto al riconoscimento, avevamo già definito il centro di riferimento, la gratuità dei farmaci, ma fummo costretti in qualche modo a tornare indietro. Ecco, questa strada che inizialmente volevamo percorrere, avevamo depositato anche a marzo dell'anno scorso una risoluzione, avevamo un progetto di legge già pronto, abbiamo deciso in qualche modo temporaneamente di abbandonarla perché ci siamo resi conto dopo approfondimenti che questo è un percorso lungo e incerto e che comunque non garantiva benefici e miglioramenti immediati alle persone malate di MCS e quindi abbiamo fatto un passo indietro per farne però 10 in avanti e per garantire il diritto alle cure e i livelli minimi di assistenza anche a queste persone e soprattutto una accoglienza adeguata all'interno delle strutture sanitarie pubbliche. In questo senso c'è stato di grande aiuto il protocollo che già l'ospedale di Cona aveva redatto grazie ad alcuni malati affetti da MCS, che è un protocollo diciamo pioniere e che come dire, c'è stato d'aiuto per proporre
insieme con l'assessorato competente, insomma con i tecnici, di estenderlo a tutta la regione attraverso delle linee guida che verranno redatte dopo l'approvazione di questa risoluzione congiunta, che vanno proprio a proporre una soluzione in questo senso e ad attivare le singole ASL che dopo l'emanazione delle linee guida dovranno recepire singolarmente i propri protocolli per accogliere i malati, permettergli di accedere in sicurezza senza aggravarne la salute. Questo chiediamo che venga fatto sentendo le associazioni di malati e crediamo che in qualche modo di dare risposte e facendo uscire questi malati dall'anonimato, che non devono essere più considerati malati fantasma, ma hanno dei nomi, si chiamano Francesca, si chiamano Olga, si chiamano Maria, Donatella, Claudio, Verte, Giovanna e tanti altri. E in questa risoluzione abbiamo degli impegni specifici, a partire appunto da queste linee guida, a partire dalla gratuità di esami e cure farmacologiche, e poi chiediamo monitoraggio in commissione proprio sull'andamento delle linee guida, di tutti i provvedimenti che la Giunta vorrà attuare. Questo lo dico anche perché questo è sicuramente un primo passo fondamentale e importante di questa regione per affrontare una malattia che, ripeto, il fatto che non venga riconosciuta come rara complica un po' le cose, però c'è l'impegno comunque di dare risposta a questi malati, però sicuramente è un primo passo. Quello che mi preme però sottolineare è che noi monitoreremo sicuramente tutti i passaggi successivi e soprattutto credo che sia di fondamentale importanza fare funzionare al meglio il centro di riferimento, ovvero il Sant'Orsola, perché è da lì che nasce la certificazione dei malati, che dà diritto poi a tutti quei percorsi, soprattutto alla gratuità dei farmaci e delle cure a cui hanno diritto. Quindi è importante da parte del centro di riferimento il corretto approccio verso queste persone, che non devono essere considerate come malati mentali, come a volte capita, almeno così ci è stato detto. Chiediamo da questo punto di vista appunto che ci sia un approccio diverso e che questo centro di riferimento sia un'eccellenza per questa regione e venga fatto funzionare come si deve. Rispetto alle risoluzioni che vedo abbinate, devo dire che noi sicuramente la voteremo, crediamo che la nostra però sia molto più completa e devo sottolineare però una cosa. Noi avevamo già una risoluzione, come dicevo, a marzo dell'anno scorso, che abbiamo accantonato per condividere un percorso che ci ha portato a questo importante risultato. Devo dire che i contenuti della risoluzione del consigliere Galli, che è succeduto al consigliere Bignami, sono stranamente quasi gli stessi dei contenuti che stavamo concordando attraverso l'interlocuzione con l'assessorato. Quindi la cosa ci lascia un po' perplessi, però in ogni caso noi tutto quello che va verso questi malati ovviamente lo voteremo.